Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Si sta avvicinando a grandi passi il giorno di Natale e io ho pensato di fare un video per raccontarvi un po' come lo vivo io. E ho pensato di prendere spunto dal famosissimo romanzo Canto di Natale di Dickens e quindi raccontarvi il mio Natale passato, il mio Natale presente e anche dirvi come vorrei che fosse il mio Natale futuro. Quindi è un video che ho strutturato un po' come se fosse un tag, pur senza renderlo un tag vero e proprio. Ovviamente parto dal Natale passato, che posso dividere più o meno in tre parti, perché c'è stato il periodo dell'infanzia, dell'adolescenza e poi dell'età adulta. Il Natale da bambina ovviamente era qualcosa di magico, ma credo che sia un po' per tutti i bambini così. Io me lo vivevo proprio in un modo particolare, c'era molto affetto, molta unione familiare, quindi tutto questo rendeva il Natale ancora più magico. Aspettavo quasi 3 mesi prima, praticamente, che arrivasse la sera della vigilia di Natale, perché io l'ho sempre passata a casa dei miei nonni e per me era una serata magica. Loro l'hanno resa tale. Erano due persone veramente capaci di trasmettere amore e io posso dire che il vero amore esiste perché io l'ho visto attraverso di loro. Erano due persone che si amavano tantissimo, ma che riuscivano anche a trasmettere tutto questo amore agli altri e non solo alla loro famiglia, ma proprio anche alle altre persone in generale. Tanto è vero che loro sono morti ormai da un po' di anni e le persone ancora adesso li ricordano, ricordano i miei nonni e ne parlano con grande nostalgia. Questo per dire quanto amore erano in grado di trasmettere proprio anche alle altre persone. E la sera della vigilia si trascorreva a casa loro, quindi c'era proprio l'attesa, c'era la cena di Natale, l'apertura dei regali e noi aprivamo i regali in un modo particolare, non li aprivamo tutti insieme creando caos in modo da non capire cosa una persona aveva ricevuto, ma li aprivamo uno alla volta in modo che tutti vedessero che cosa c'era dentro quel pacchetto. E questa era un po' una tradizione, una caratteristica forse di poche persone, perché quando io mi sono poi confrontata con gli altri, mi hanno detto che in realtà loro i regali li aprono tutti insieme senza stare troppo a vedere cosa c'è nei pacchetti dell'altra persona. Invece noi facevamo proprio una cosa un po' più minuziosa, un po' più particolare. E poi si stava insieme, magari si faceva un gioco da tavola, insomma si passava comunque una bellissima serata. E questa cosa è andata avanti anche poi nell'età adulta, quindi è stata un po' una costante. La sera della vigilia di Natale dei miei nonni per me è stata una costante. Non ho mai passato una vigilia di Natale senza di loro, quindi per me loro, ancora adesso che non ci sono più, sono la vigilia di Natale. Poi invece il giorno di Natale, quindi 25 dicembre, finché ero piccola andavo da mia nonna paterna, poi quando invece mi sono fidanzata sono andata a casa del mio compagno, quindi dai miei suoceri, e l'ho sempre trascorso così. E il giorno 26 si andava invece a casa di mia nonna materna, quindi la stessa nonna della vigilia di Natale. Quando ero piccola, però, il 25 dicembre, dopo il pranzo da mia nonna paterna, si andava a casa di una zia di mia madre, che era poi la sorella di mia nonna materna. E quindi anche da lei c'era tutta un'altra parte di famiglia, tutta un'atmosfera bellissima. Di solito quando arrivavamo, stavano giocando a tombola. Mi ricordo che c'era questa cosa della tombola in cui mio zio, che era una persona, che sapeva tenere il banco, che parlava tanto, insomma, teneva, il banco della tombola, quindi tirava sui numeri e faceva sempre qualche battuta particolare. Quindi, insomma, era una persona anche molto piacevole, quando faceva i suoi discorsi, quando parlava, ed era veramente una cosa magica. Io sentivo proprio l'unione della famiglia, sentivo la famiglia vicino. E un'altra cosa che mi ricordo con estremo piacere era la mattina di Natale, quando con i miei genitori aprivamo i regali noi tre e facevamo la classica colazione di Natale caratterizzata da cioccolata calda in tazza e biscottini, e poi c'era sempre il pan dolce genovese. Però io il pan dolce genovese da piccola non lo mangiavo, ho cominciato a mangiarlo da adulta, quindi per me cioccolato e biscotti. Ed era una cosa particolare, c'era proprio questa bellissima tradizione, questa unione di famiglia, che era proprio una cosa veramente magica, veramente magica. Poi
diventando adulta, ovviamente tante cose sono cambiate, intanto perché io sono anni che vivo per conto mio con il mio compagno, però non vivo più a casa dei miei genitori, quindi la colazione di Natale ovviamente non la facciamo più, anche per motivi di praticità, perché poi quando si vive in case diverse e ci si alza la mattina di Natale, che ci sono ancora un sacco di cose da fare, diventa difficile. E quindi ovviamente andandomene da casa si è interrotta la colazione di Natale, però comunque continuo a passare il giorno di Natale con i miei genitori e qui mi collego al Natale presente che è quello che io vivo attualmente. Innanzitutto, se vogliamo metterla sul pratico, la vigilia di Natale è rimasta la cena a casa dei miei genitori, non ci sono più i miei nonni purtroppo e quindi c'è anche una buona dose di nostalgia perché ovviamente quando due persone che amate vengono a mancare, poi sentite ancora di più la loro mancanza proprio nel periodo delle feste, perché Natale è la festa della famiglia, è la festa in cui tutti si riuniscono e quando qualcuno non c'è più, ovviamente la mancanza si sente in modo maggiore. Non perché gli altri giorni dell'anno non vi manchi quella persona, ma perché a Natale c'è proprio più enfasi di tutte queste cose, riunioni familiari, affetti, abbracci e quindi ovviamente mancano di più certe persone. Invece durante gli altri giorni dell'anno si è presi da mille cose, il lavoro, i pensieri, le cose da fare, quindi magari questa nostalgia si sente leggermente meno, però comunque si sente. E io quindi il Natale me lo vivo ancora bene, ancora con serenità, però c'è sempre un po' di nostalgia, anche se devo dire che io i miei nonni li sento sempre con me, li sento sempre presenti perché li ho nel cuore, quindi portandomeli nel cuore riesco a vivere il Natale con molta serenità. Quindi è vero che mi mancano, è vero che c'è un po' di nostalgia, ma davvero riesco a vivermela molto molto serenamente perché io so che sono comunque sempre con me. E questa è una cosa che io sono contentissima di riuscire a sentire perché mi permette di vivere il Natale in modo sereno, senza troppe dolorose nostalgie, mettiamola così. Ci sono le nostalgie, ma non sono cariche di eccessivo dolore, ma sono eventualmente cariche di ricordi, ma sono comunque tutti ricordi belli, quindi riescono poi anche a farmi sorridere. E quindi insomma il mio Natale presente più o meno è questo. Sono assolutamente consapevole di essere una persona fortunata da questo punto di vista perché ho sempre avuto una famiglia con cui passare le feste, una famiglia dalla quale ho sempre ricevuto affetto, amore e non è una cosa scontata perché non tutti hanno la famiglia, anche chi ce l'ha a volte magari non ha proprio questo clima di serenità, spesso ci sono dei contrasti, poi magari c'è qualcuno che invece non ha ricevuto amore o comunque ha sentito che ci sono state delle mancanze, chi magari non ha mai ricevuto un abbraccio dalla propria madre, un bacio, insomma, tutte queste cose purtroppo esistono, io ne sono assolutamente consapevole, quindi so che la mia situazione è una delle più fortunate, però non sono assolutamente tutte come la mia e quindi io ho anche un grande rispetto per quelle persone che invece il Natale magari non lo amano tanto perché sentono la mancanza di tutte queste cose, perché magari non hanno mai avuto queste cose. E quindi io sono una di quelle persone che rispetta queste sensazioni. Non sono una persona che va a dire agli altri, ma no, a Natale dobbiamo essere tutti più buoni, è tutto più bello, c'è tanto amore, c'è tanta famiglia, perché sono consapevole che se una persona è avversa al Natale, un motivo ci sarà e quindi merita rispetto. Perché ovviamente anche chi è diverso da noi merita comunque di essere rispettato nelle sue opinioni diverse, nelle sue sensazioni diverse. E il mio Natale futuro invece è un'incognita, ovviamente non posso sapere come sarà, vorrei che fosse ricco di serenità, di gioia, di famiglia, ma sto dicendo delle banalità perché chi è che non lo vorrebbe? Tutti vorrebbero una cosa del genere. Però sicuramente una cosa che io vorrei per il mio Natale futuro è continuare sempre ad avere vicino a me le persone a cui voglio bene, sicuramente, ma so che purtroppo non potrà sempre essere così perché ci sono delle persone che sono anziane già adesso e quindi non posso pensare che quando avrò 80 anni magari saranno ancora vive. Purtroppo è la vita, ne sono consapevole, so che sarà così.
ma spero che riuscirò comunque ad averle sempre nel cuore, magari con un po' di nostalgia, ma sempre una nostalgia piena di ricordi belli e positivi, senza troppa sofferenza. Questo è sicuramente l'augurio che ho per me e per i miei cari, e sicuramente questo è l'augurio che faccio anche a chi sta guardando questo video, la speranza di poter sempre trascorrere un Natale in famiglia, carico di affetto, di gioia e di bei ricordi, magari anche per le persone che non ci sono più. Quindi, insomma, forse questo è stato un video, chissà, magari un po' banale, ho detto delle cose scontate, ovvie, sicuramente, ma è il mio Natale, il modo in cui io lo vivo, i pensieri che io faccio e volevo condividerli qui con voi sul canale. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se volete, naturalmente, come voi vivete il Natale. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.